Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Oggi siamo nel primo episodio di una nuova serie, micro serie retro gaming, in quanto saranno davvero pochissimi episodi. Ma prima di cominciare volevo, per i più nostalgici, farvi sentire la intro della PlayStation 1, il suono dell'accensione, quindi beccatevelo ragazzi. E quindi dopo averlo ascoltato in religioso silenzio, questo gioco contiene scene violente e sanguinose. Perché ho deciso di scegliere? Perché ho scelto il secondo capitolo invece del primo? Perché il primo Dino Crisis, che si chiama Dino Crisis, ma io da piccolo chiamavo Dino Crisis, quindi perdonatemi se qualche volta mi sfuggirà Dino Crisis. Dino Crisis, il primo capitolo, era davvero più improntato sull'horror, diciamo. Quindi il numero di dinosauri erano pochi, difficili da battere, e messi in posti oscuri. Era un po' come un Resident Evil con al posto degli zombie i dinosauri. Mentre in questo secondo capitolo hanno dato molta più azione al gioco e lo hanno reso un gioco addirittura con la combo di dinosauri uccisi. Ho provato ieri a farmici una partita così per nostalgia, e provato a esperto praticamente, me lo ricordo, è un po' brutto perché bisogna fare quasi tutto il gioco scappando dai dinosauri. Non ci si cura facilmente, quindi bisogna soltanto correre e scappare, il che renderebbe davvero poco divertente farlo come unico video. Quindi ho deciso di fare normale, a difficoltà normale, che la difficoltà diciamo appunto normale, easy, è proprio easy, troppo easy e fa schifo. Quindi andiamo a difficoltà normale, possiamo cominciare, non farò troppi tagli, anche perché sennò perde di ogni senso. Andiamo un po' a vedere un briciolo di trama. C'è stato un incidente da cui è passato 3 anni. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Si mangia. Ok, mentre vedete il finale di questa scena, vi dico che questo gioco si finisce fatto velocemente in un'ora. Quindi penso di, fra qualche dimenticanza e il fatto che non vado di fretta, impiegarci 2 ore. Quindi saranno una decina di episodi, non di più, anzi forse molto probabilmente meno. Quindi ecco qui che è un po' come in Jurassic Park, quando scappano dei dinosauri grandi è perché ce n'è sempre qualcuno ancora più grande. Beccato all'occhio. Ancora più incazzato adesso.
Ok, dopo che si è bloccato 19 volte la scena filmata e ho dovuto riavviare il gioco, finalmente questi tizi riescono a cadere giù dalla rupe. Vediamo un po'. So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. Nel Cretaceo. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SOAR training? Here, I'll show you. Watch this. Watch this. Ah, che faticaccia. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But Là I del prefer going this way. grezzone. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Gli ha detto bello, ma gli ha detto Mr. Call me that if you Barbarian. need some help, Ah, ecco, okay? Dylan lui si chiama, ok. Dylan e Regina. Lei apre le porte con questa specie di manganello elettrico, mentre lui apre quelle con le erbacce, come avrete intuito, con il macete. Ok, allora. Praticamente qui, come videogiochi una volta, si va avanti con avanti e si gira, non ha, il personaggio non ha la direzione delle levette, quindi un attimo mi ci devo riabituare. Ok, possiamo iniziare. Primi dinosauri, mini scenetta filmata che li introduce. A noi importa poco. Però dobbiamo beccarcela comunque. Saltala, ti prego, saltala. Niente, non la vuole saltare. Vabbè, abbiamo capito, sei intimorito da sti cosi. Due colpi per stirarli. Ok. Qui il coso ha 100, ha 100 colpi e non ha mai bisogno di ricaricare, spara a ripetizione. Mira in automatico, ovviamente, però possiamo anche camminare e sparare. Però se ci fermiamo e premiamo la mira, lui ovviamente andrà a mirare in automatico. Allora, saliamo per di qua. Intanto vedete che dà dei punti. Con quei punti ci si comprano i proiettili, nuove armi e cose di questo tipo. Oh, di qua. Schiatta. No, m'ha beccato. Ok. Siamo per di qua e scendiamo. Però una volta ci ha beccato, quindi ci ha tolto la combo. Se si riesce a fare tutto di corsa, dà un boato di punti. Non ricordo, ci sono proprio. Boom! Beccatevi questa. Dobbiamo riuscire praticamente ad arrivare a questo laboratorio. Ho anche il coltello, posso usare. Allora, scendiamo per di qua. Oh, boom, boom. Andiamo avanti, beccati questa. Ok, scendiamo per di qua. Non vi taglio praticamente quasi niente perché se vi taglio le cose poi veramente non perde ogni senso. Quindi andiamo per di qua, andiamo un dinosauro, buttiamo giù veloci in merda. Stai lontano, merdaccia. Tu beccati quel. Ah, oh, merda, cazzo! M'ha beccato lo stronzone. Va bene, andiamocene per di qua. Ovviamente si possono anche evitare semplicemente si scende giù. Però evitandoli tutti non si prendono pochissimi soldi. Quindi non conviene proprio evitarli tutti. Modo migliore è cercare di andare veloci e sparare mentre si cammina. È il miglior modo per affrontare il gioco, diciamo. Intanto tu beccati questa. E tu questa. Tu quest'altra e crepate. Poi c'è anche logicamente con R2 si fa 180, cioè ci si gira di 180 gradi. Quindi è molto comodo, ovviamente. Prendiamo medikit che a livello normale si trovano tantissimo. Becco al volo, c'è il tiro al piattello. Allora scendiamo un attimo. Facciamo così.
qua, insieme a coltellate sti merdacci. E ce ne andiamo di qua. Ormai siamo quasi vicini al centro, credo. Becchiamo anche il medikit grande, proprio se ci becca l'allosauro. Scendiamo di qua. Tanto quelli ci provano a correre dietro, ma c'è molto poco. Ok, siamo arrivati. Qui posso velocizzare un po', così. Ok, c'è un tizio che scappa. Who are you? One of the survivors. Don't run away. Come out. We came here to rescue you. Ok, non sappiamo chi sia e praticamente è scappato. Questo tizio con il casco che non si sa, sembra una specie di astronauta o un motociclista. Hai trovato un dino file. I dino file sono dei file segreti che si trovano nel gioco, mi pare ne siano 10, non mi ricordo cosa dà, se li prendi tutti ci sono le guide, io li avevo già presi, basta perquisire praticamente un po' ovunque e si trovano. Non so se ovviamente adesso li troveremo tutti, ho fortissimi dubbi di ricordarmi dove sono tutti quanti. Però ci provo. Allora, vabbè, niente, ci spiega i dinosauri. Ovviamente non staremo qui a leggere le caratteristiche dei dinosauri, le conosciamo bene. E possiamo andare su munizioni, rifare il pieno delle munizioni, ovviamente. Ok. Poi adesso non possiamo, mi sa ancora l'arma costa davvero troppo e non la possiamo prendere. E le cure ne abbiamo già abbastanza e quindi per questo primo gate, questo primo checkpoint direi che va bene. Allora andiamo di qua, saliamo su, c'è una resurrezione, questa per quando tipo schiatti ti fa tornare in vita, quindi ce la prendiamo. 180 e ce ne andiamo di qua, almeno ci facciamo tutto il pezzo con Dylan. Allora, oh cazzo, cazzo, non l'ho proprio visto, mi si sta mangiando, vaffanculo. Ma prendetevi, no, al volo t'ho beccato. Al volo pure tu. Andiamo un po' di qua. No, maledetto, maledetto. Qui praticamente ogni volta che andiamo a girare un angolo e a cambiare schermata appaiono i dinosauri, avrete immagino capito. Medikit medio, qui non c'è... mi ha ferito, sto perdendo sangue, quindi oggetti, cura, l'emostatico devo prendere e un kit di... no, resurrezione, medikit medio, direi che va bene, un medikit medio... Addirittura mi ha curato tutto, quindi... Ah, forse quello grande ti funge anche da emostatico. Peccato al volo. Allora, scappiamo di qua. E si possono fare le combo. Si continuano a beccare dinosauri. Tu schiatta. A normal due colpi va giù il dinosauro. E beh, 520 PTS. Combo per 5. Combo per 6. Buono. Ok, abbiamo preso 2110. Ovviamente facendo aree avanti e dietro, se avete bisogno di soldi, si fa sopra e sotto, appaiono altri dinosauri, si prendono altri soldi, eccetera. Allora, proseguiamo per di qua. Tanto sulla fiducia io inizio a sparare, andare avanti sparando. Sto sicuro coppando qualcosa, vedete? Morite in pace, combo per 8, top. Ok, buona difesa, 2000, non mi hanno mai coppato, 3336. Allora, dove siamo? In un lab. Oh merda. È arrivato il dino gigante. Ok, quello ferito all'occhio, si ricorda di noi. Si ricorda con l'altro occhio. Allora, bisogna fare 180, salire qui.
Non mi ti mangiare mentre sto facendo le scale, non puoi, non sei programmato per mangiarmi mentre salgo le scale, lo sappiamo. Quindi corriamo di qua. Saliamo altre scale su cui tu non sei programmato, non ci puoi mordere. Prendiamo anche il medikit grande. Scappiamo. Scendiamo di qua. Si mangia tutto. Ok. Siamo alla resa dei conti. Si gira con nonchalance e schiva anche l'attacco di... Ragazzi, sono tutti contro di lui. Sono due tizi del futuro che sparano dischi che lui schiva con un'agilità unica. Ragazzi, lancia frisbee hanno quelli. Tecnologia di proiettili davvero ridicola e lentissima. Ok, poteva sparargli due colpi col suo fucile, ma non lo fa. Allora, ci ritroviamo in questa stanza. Andiamo per di qua. Un po' me lo ricordo anche, ragazzi. Un po' me lo ricordo anche. Entra in quella porta qui che ci sta. Allora, questa sicuro la può aprire o Regina o non la posso aprire. Intanto vediamo questa. Ok, c'è un computer. Scarafaggi enormi e un tizio morto. Hai preso la chiave. Ok, ho preso una chiave. Vediamo un po' di qua se abbiamo qualcos'altro. Che cosa è questo? Un file. Spostamento nel tempo. Nuovamente quello del 14 gennaio. In questo giorno avvenne l'incidente con la terza energia. L'incidente così parla all'inizio. Ah, ecco, infatti sono proprio in una era. Loro sono proprio andati in questa era con i dinosauri. Erano qui da 10 anni. Prende, dicono che sono finite le medicine. Usavano le erbe locali per produrre i medicinali, perché erano finite le riserve che si erano portate al loro tempo. Ok, nonostante questo, queste medicine sono bene o male servite, ma si chiedono perché ancora venga nessuno a salvarli e cosa ci sia sotto, insomma, a questo progetto. C'è un altro computer qui, e direi che su questo computer, dopo aver preso la chiave, ci potremmo anche fermare, perché abbiamo la cura, le abbiamo già tutte, le ho comprate, sì, chi se ne frega della cura, chi ci fa niente. Munizioni le andiamo sicuramente a ricaricare, perché che cazzo, sempre 50 ne uso, non si sa. E quindi per questo video direi che è tutto, si può andare a salvare il dato nell'ingresso memoria 1, ragazzi, che figo. Andiamo a salvare il dato. E quindi per questo video è tutto, lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.